domenica. A Verona sbarcano 6.000 tifosi viola per vedere all'opera Ciclone Kancelskis e con lui tutta la Fiorentina ridisegnata apposta per accoglierlo. Cagni, che è passato dal paradiso della gara col Milan all'inferno della partita di tennis col Bologna, spera almeno in un purgatorio dopo aver dato ripetizioni ai suoi sulle palle inattive, ma un avvio così fulmineo non se lo aspetta nessuno. Falcone, invece di salvare la sua porta sulla discesa di Maniero, la centra perfettamente e tornano a soffiare zefiri di esonero per Ranieri. Voi quando vedete una cosa sul giornale volete sempre fare i cronisti e venire, non mi caccia via, non avete paura. La Fiorentina riapre subito la partita, Battistuta riporta la bilancia in perfetto equilibrio, il gol nasce da un calcio d'angolo, la schiacciata di testa dell'attaccante è perfetta. Non strabilia ancora la costosa ciliegina russa regalata da Cecchigori, ma c'è tempo. Se il Verona ora è più attento alle palle inattive, qualche prossima lezione verterà, crediamo, sullo sfruttamento dei contropiede che vengono innescati sì con giusta velocità ma non altrettanto bene portati a termine. Baroni in marcatura su Battistuta, Vanoli su Kancelskis fanno la loro parte, ma ancora una volta un voto in più va dato a Guardalben, che si oppone prima a Battistuta, unica punta viola per la verità pericolosa, e poi replica con prontezza al colpo di testa di Amoruso. Un applauso a Guardalben lo fai? Oh, questo è poco ma sicuro, oggi ha parato anche gli uccellini che attraversavano in campo. Ha detto così, perché gli ho parato una palla a lui e allora forse se l'è presa per quel motivo lì. Comunque dispiace perché ancora una volta abbiamo preso un gol su calcio da fermo, però secondo me abbiamo fatto un'ottima gara. Riparte il Verona alla ricerca della vittoria interna, risponde la Fiorentina che continua a trovare sulle sue traiettorie più pericolose Guardalben. Sempre il numero 12 veronese nega lo spazio al tiro di Battistuta che poco dopo sbaglia di suo senza aiuto alcuno, l'occasione forse più limpida per il vantaggio. Il pareggio ci stava stretto, è un momentaccio e niente, l'unica cosa che si può fare qua è mantenere la calma e qualsiasi altra cosa... Non si sa cosa si deve fare, certamente, perché oggi abbiamo giocato bene, fuori casa abbiamo creato tantissime occasioni, cosa che non è facile. Zanini, tra i migliori in campo, viene sostituito solo per farlo rifiatare dal giovane Manetti ed è proprio l'ultimo entrato a pennellare il gol del vantaggio su punizione, perfetta la parabola. Sono punizioni che ogni tanto riescono, ne proviamo sempre il venerdì, io Orlandini. E niente, oggi è riuscita, per fortuna ci ha portato a casa.